È interessante osservare come si sta sviluppando nei media il dibattito intorno alla depressione rispetto ai fatti che si sono verificati con la caduta dell'aereo A320 della Germanwings, il fatto che il disastro sia stato provocato da un pilota affetto da depressione e che abbia in qualche modo tenuto nascosta questa situazione di depressione, sembra essere un po' la spiegazione ufficiale e sembra essere l'alibi che un po' mette tutto o quasi tutto a tacere, nel senso che la responsabilità non è tecnica, non è di altri, la responsabilità è di quel singolo individuo. Di quel singolo individuo che, essendo depresso e non potendo lavorare perché depresso, e avendo nascosto la sua depressione, ha ingannato se stesso, ha ingannato la compagnia, ha compiuto un atto assolutamente ingiustificato rispetto a tutti quei passeggeri di cui aveva la responsabilità. Per cui il dibattito si sta spostando sulla depressione. Depressione che è la malattia del secolo, insomma, da cui un po' molta gente è affetta. Questo però rischia di portare il dibattito su un piano strano, paradossale, perché come molte patologie, anche la depressione non è una malattia che ha un'etichetta e a quell'etichetta corrisponde un determinato contenuto. Insomma, dietro quell'etichetta possiamo trovare tanti barattoli, tante confezioni, il cui contenuto è assolutamente diverso. Possiamo trovare dei barattoli che sono quasi vuoti o dei barattoli che sono ricolmi di sostanza, di cose varie. Per dire che dietro la depressione ci può essere qualcosa di lieve, di sfumato, che non rappresenta nessun rischio, ci sono depressioni banali, depressioni reattive ad un piccolo evento nella vita che guariscono, che si risolvono nel giro di poco tempo, si risolvono man mano che questa situazione viene elaborata, e come può essere per esempio una depressione reattiva a un fenomeno di lutto. Ci possono essere persone che hanno un carattere forte, che riescono quindi a elaborare una situazione momentanea di dispiacere, di lutto. E ci sono delle depressioni invece di tipo psicotico, insomma, no? Che hanno a che fare con delle personalità estremamente disturbate e con delle situazioni anche di tipo delirante, per cui la percezione del mondo, delle cose alterata, per cui ci sono degli influenzamenti anche esterni, ci sono dei deliri di rovina che possono portare anche a quello che, insomma, si sta anche dicendo, insomma, no? Così a degli omicidi fatti a fin di bene. Insomma, il depresso nel suo delirio può arrivare alla convinzione di essere lui la causa dell'infelicità delle persone che gli vivono attorno. Il fatto di ammazzare le persone che gli sono attorno, che vivono con lui, delle quali è responsabile, e che vede infelici per causa sua, vuol dire togliere l'infelicità a quelle persone che gli stanno vicino. E una volta che ha fatto questo, lui si toglie la vita perché è causa dell'infelicità altrui. Quindi ci sono situazioni estreme. In mezzo a queste situazioni estreme c'è tutta una gamma di possibilità. L'etichetta depressione è un'etichetta che di per sé vuol dire poco, ma così anche per molte altre malattie. Apro una parentesi, insomma, l'epilessia è anche una parola che magari suona male, suona così, ma dietro la parola epilessia ci può essere un'unica crisi parziale che non fa perdere conoscenza e che magari capita una volta nella vita o due volte nella vita. E ci può essere una malattia grave che porta a un grave deterioramento cerebrale, eccetera, eccetera, e perfino a morte. Quindi, insomma, dietro questa parola c'è un'infinita gamma di possibilità, come dietro la parola sclerosi a placche, come dietro la parola emorragia subaracnoidea, potremmo trovare una situazione, diciamo,
mortale nel momento in cui si avvera, come una situazione che guarisce senza lasciare nessun esito. Allora, sono parole che quando sono dette così, quando vengono buttate in pasto al pubblico attraverso i media, e se ne discute senza sapere che c'è una gamma infinita di variazioni, di possibilità. Insomma, dietro questa parola, noi ci vediamo sempre, si rischia di vedere sempre il peggio. Cosa succede? Cosa potrebbe succedere? Insomma, che nel momento in cui facciamo in questo caso lo spieghiamo sotto la parola depressione del pilota, depressione che poi sarebbe stata causata da un problema, se ho capito bene, di tipo amoroso, insomma, no? Era stato lasciato dalla fidanzata, no? Una cosa del genere, insomma, no? Nel momento in cui dietro a questo, questa depressione ha portato a tanto, alla morte di 150 persone, a questo punto rischiamo di essere in allarme nei confronti di qualsiasi depresso. Ma i depressi sono in proporzione enorme rispetto alla popolazione, insomma, sono una quantità immensa di persone che vivono e che passano dei periodi di depressione nella propria vita. Insomma, quasi tutte le famiglie hanno avuto, conoscono un amico, un familiare, un figlio, un genitore che in un qualche periodo della vita ha sofferto di depressione. Altre magari che conoscono persone che hanno una depressione che dura anche tutta la vita. Se noi cominciamo ad avere un'accezione di questo termine, non solo negativa, ma anche come potenzialmente mortale, non soltanto nei confronti del depresso, ma anche che chi è depresso possa essere causa di morte delle persone che gli stanno attorno, cosa che tra l'altro è successo, insomma, quando ero piccolo io mi ricordo che un padre si è buttato dal ponte dopo aver buttato giù uno dopo l'altro i suoi tre figlioletti piccoli, insomma. Quindi questi fenomeni ci sono, insomma, ci sono sempre stati e continuano ad esserci, ma fino adesso non erano mai stati collegati ad eventi così influenti rispetto all'opinione pubblica. Allora, nel momento in cui succede questo e andiamo a scavare nel passato, nel presente di ognuno, per capire se è depresso in un qualche momento della sua vita, e rispetto a questo dobbiamo prendere delle precauzioni, che vuol dire escluderlo dal lavoro, che vuol dire escluderlo dall'avere qualsiasi responsabilità rispetto ad altri nella vita di tutti i giorni, nella quotidianità. Rischiamo di creare un allarme veramente importante, denso di conseguenze. Quindi dobbiamo stare attenti, secondo me. Dobbiamo stare attenti anche nell'uso delle parole, perché quando sono date in pasto all'opinione pubblica, spesso prendono delle accezioni diverse da quelle che in realtà rappresentano, e queste accezioni possono poi determinare in una situazione di percepito pericolo, di angoscia, di difficoltà dell'esistenza, momenti in cui si vive in presenza di nemici potenziali di cui è difficile rappresentarci un'immagine, dai quali non sappiamo come difendersi, non sappiamo, ma viviamo in una situazione di percepito pericolo, insomma, no, è molto facile attraverso dei pregiudizi, attraverso delle etichette, generalizzare molto, no? Allora il pregiudizio ci pone a dire che tutti gli zingari sono così, che tutti i depressi sono colà, che tutti i musulmani sono. Allora, di fronte a questi pregiudizi, la vita rischia di diventare un incubo. Allora dobbiamo stare attenti alle generalizzazioni e dobbiamo stare attenti a proporre un uso attraverso i mass media, insomma, indiscriminato di certe parole, anche di certe diagnosi, insomma, che poi possono portare a delle reazioni indiscriminate, a delle conseguenze che secondo me possono essere anche imprevedibili, insomma, poi di emarginazione, ma
rispetto a malattie che sono poi così, così generali, discriminazione vuol dire poi emarginazione di gran parte della popolazione, insomma, oppure creare il sospetto reciproco tra persone che tra l'altro vivono poi o rischiano di vivere all'interno della stessa famiglia, insomma, e quindi di creare ansia, angoscia, insomma, di creare uno stato di malessere sociale. Vedo anche in questo, cioè nell'uso che si fa adesso rispetto a questo fatto della parola depressione, come si va a scavare e quindi come si sarebbe dovuto porre provvedimenti nei confronti di questa persona depressa, la si sarebbe dovuta escludere dal volo, non si è capita abbastanza cosa si doveva fare, quali esami avrebbero dovuto essere fatti, come ci si sarebbe dovuto comportare, tutto questo a posteriori, in tutto questo meccanismo dato all'opinione pubblica, che evidentemente serve a qualcosa. È chiaro che dietro ci sono molti interessi, no? Magari serve anche a togliere altre responsabilità, non lo so, vedremo cosa verrà fuori, insomma, se verrà fuori qualcosa. Il pericolo che vedo nel generalizzare questo atteggiamento nei confronti della depressione, questa attenzione, è un pericolo che poi rischierà di riversare le conseguenze in molte persone che in maniera indebita, insomma, che non meriterebbero poi di essere censurate o escluse a causa di questo malessere che diventa un malessere poi ormai, che fa parte ormai della quasi normalità, che fa parte della difficoltà dell'individuo a reggere lo stress della vita contemporanea, a reggere quella difficoltà a trovare un senso nella sua vita, nella sua esistenza, a vivere i suoi rapporti con l'altro, con le cose, in maniera sempre costruttiva e positiva. Attenzione, attenzione anche a come usiamo le parole e a come potrebbero essersi delle ripercussioni rispetto a un uso anomalo di queste parole.